Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo, ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 12 aprile. In ogni domenica Pasqua della settimana la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi, le ceneri, l'inizio della Quaresima, l'ascensione del Signore, la Pentecoste, la prima domenica di Avvento. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa, pellegrina sulla terra, proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. Con queste parole abbiamo annunciato il giorno dell'Epifania del Signore, il giorno della Pasqua, perché la Pasqua è importante e fondamentale per tutti noi cristiani, perché è il centro della nostra esistenza, della nostra vita, di ogni annuncio cristiano e di ogni celebrazione. E il centro, come abbiamo ascoltato, è proprio il triduo pasquale, il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto. Quindi ci troviamo a celebrare proprio il centro della nostra vita stessa, perché noi stessi siamo resi partecipi della Pasqua di Cristo, perché anche noi siamo, in virtù del battesimo, consepolti e con risorti con Lui. Quindi diventa un appuntamento importante questa celebrazione, non soltanto per usare del sentimentalismo, ma perché davvero ci lega fortemente a Dio, ma anche a tutti i fratelli. E proprio nel Giovedì Santo, nel preludio, nel prologo di questo triduo pasquale, vogliamo celebrare la cena del Signore. Quando Gesù istituisce l'Eucaristia, ma istituisce anche il sacerdozio ministeriale, ma istituisce anche quel comandamento importante e fondamentale che deve caratterizzare il vero cristiano, cioè la carità. E in una nota del Messale Romano, nella seconda edizione, nella traduzione italiana, recita: secondo un'antichissima tradizione della Chiesa, in questo giorno sono vietate tutte le messe senza il popolo. Ecco, quest'anno invece sono vietate le messe con il popolo, per i motivi che ben sappiamo. Si tratta davvero di vivere anche nelle nostre case questo grande mistero, aiutati gli uni gli altri, ricordandoci che anche la famiglia è una chiesa domestica, dove il Signore può essere e vuole essere presente, dove il Signore bussa alla porta della nostra casa per intrattenersi con noi. La celebrazione del Giovedì Santo, nella cena del Signore, si apre con un'antifona: Nos autem, di null'altro mai ci glorieremo, se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli è la nostra salvezza, vita e risurrezione, per mezzo di Lui siamo stati salvati e liberati, tratta dalla lettera ai Galati. L'accento è sulla croce, perché è proprio della croce che noi dobbiamo vedere quel grande mistero di salvezza, di comunione tra Dio e l'uomo e tra gli uomini. E iniziamo, sembrerebbe banale, iniziamo la messa in cena Domini con il segno della croce, lo facciamo in tutte le messe, ma questa volta è importante sottolinearlo, perché tutte le celebrazioni del Triduo Pasquale vanno viste in unità, come una grande celebrazione. Il segno della croce viene fatto il giorno, il Giovedì Santo, nella cena del Signore, ma non verrà ripetuto il Venerdì Santo all'inizio della celebrazione, non verrà ripetuto neanche il Sabato Santo nella veglia pasquale, perché la celebrazione è già iniziata, viene sospesa, viene ripresa, sospesa e ripresa.
e si conclude con la benedizione e con il congedo, cioè con l'invio di tutti i cristiani ad annunciare che Cristo è veramente risorto, il sabato santo nella veglia pasquale. Come possiamo noi celebrare questo giovedì santo nelle nostre case? Senz'altro vivendo la carità, e vivere la carità in quel gesto anche della lavanda dei piedi che Gesù compie per i discepoli, significa senz'altro umiltà, ma significa anche ricordarci quanto sono importanti i piedi nella vita del discepolo, perché non possiamo stare fermi. I piedi sono fatti per camminare, come sono belli i piedi di colui che annuncia la pace, dice il profeta Isaia. E quindi è importante che come discepoli ci abituiamo, impariamo a portare l'Eucaristia. D'altronde l'Eucaristia nel congedo, tutte le Eucaristie, a parte in quest'oggi, nel giovedì santo, si concludono con lite missa est, sottinteso Eucaristia, cioè l'Eucaristia che adesso abbiamo celebrato, adesso viene inviata. Quindi viviamo la carità. Celebrare l'Eucaristia significa non soltanto ricevere un dono, ma questo dono serve perché venga portato agli altri, in questo dono della carità. A che serve celebrare una messa, fare la comunione, se poi non siamo capaci di fare comunione di carità e di misericordia con tutti i nostri fratelli? Quindi questo diventa l'impegno davvero a essere discepoli e apostoli. E poi il giovedì santo normalmente ci soffermiamo un'ora nell'ora santa a vegliare davanti al Santissimo Sacramento. In questo caso ricordiamoci che Gesù non abita soltanto nei tabernacoli delle nostre chiese, ma ognuno di noi è diventato il tempio del Dio Altissimo e quindi possiamo fermarci in preghiera anche in casa, singolarmente o comunitariamente, per ricordarci quella agonia, quella grande preghiera di Gesù nel Getsemani che domani, venerdì santo, vedremo e celebreremo. Allora noi vogliamo davvero associarci alla sua passione. Vogliamo vivere il nostro battesimo. Vogliamo quindi che questa Eucaristia, questo nostro sacerdozio battesimale venga esercitato, di modo che tutti insieme possiamo dire con verità a Dio Padre, Padre nostro, Padre di tutti, ed essere quindi fratelli.